Buongiorno ragazzi, video pre-pranzo. Allora, sempre in merito alla partita di ieri, ho maturato alcune riflessioni. Diciamo, mentre lavoravo, uno mentre lavora riflette, per chi pensa 100 cose per volta come me, è un po' facile, no? Allora, riflessioni sulla partita di ieri. Ieri all'allenatore ho dato un 5 e mezzo, tendente al 5, diciamo 5 e più, va, rettifico il voto, 5 e più, perché ieri la partita non mi ha fatto piaciuta. Non ho capito il senso dell'esperimento. Quindi, caro mister, se anche te cominci a dar retta alla stampa, non ne usciamo più. Perché ieri ho come avuto l'impressione che tu, stufo di sentirti accusare di difensivismo ad oltranza, hai varato sto 3-4-3 senza senso. Col famoso intento di giochiamo uno contro uno, facciamo calcio moderno. Sai come la chiamo io, da ignorante, da ignorantissimo quale sono? Sai come la chiamo io, quest'uno contro uno? Coraggioso uno contro uno, la chiamo marcatura uomo a tutto campo. Solo che se la chiami così sei retrogrado, sei boomer, sei come sei, insomma. Ma la domanda che pongo a te, io da ignorante sesquipedale, io da ignorante sesquipedale, quale mi onoro di essere? Abbiamo gli uomini in grado di fare questo gioco? No, mister, fammi capire. Che io quando critico il giuochismo, i fanatici del giuochismo, non ho difficoltà a metterci in mezzo anche te, se provi a convertirti in questa religione calcistica. Non è la PlayStation. Allora, questa è una squadra che ha trovato la quadra con il 3-5-2. Intanto mi sto rendendo conto che sempre più squadre si convertono al 3-5-2, perché il calcio nel calcio le mode esistono, esistono. Fino a un anno fa la difesa a 3, sacrilegio, antico, così, cosà. Io sono sempre convinto che in campo vanno 11 giocatori che a prescindere dal modulo, se sono più forti vincono. Se sono più forti dell'avversario vincono, altrimenti vince l'avversario e lo si applaude. No, non è così. Allora, ciò che io voglio dire è una cosa, no? Ciò che io voglio farvi capire è una cosa. Allora, tu hai trovato la quadra con questo 3-5-2. Io adesso voglio essere quanto più oggettivo possibile, perché in campo vanno i calciatori e non quelli della Bobo TV. Quelli di Sport Mediaset, quelli fanatici del calcio spettacolo, del Fusacchi. Ora, hai trovato la quadra con questo 3-5-2, adesso ti suggerisco la formazione. Ora, Di Maria non è che deve giocare per decreto ministeriale. Di Maria ieri è stato un peso. Di Maria ieri è stato uno spettatore non pagante in campo, a parte due o tre giocatine, quel lancio per Chiesa. Non possiamo fare affidamento su un calciatore che ti trova la giocata ogni 20 minuti e gli altri 19? E gli altri 19 minuti? Sei uno in meno. Ieri Di Maria era assente. Io l'avrei tolto subito. Più di Milik, io avrei tolto Di Maria. Ieri. Ora, nel contempo abbiamo delle certezze. Una. Il ragazzo che ha segnato ieri, non per il gol, è qualche partita che il ragazzo migliora sempre di più e ha personalità, ha molta personalità lui del pur bravissimo Bremer di ieri sera. Ora, abbiamo la fortuna di avere questa alternativa qui. Ora, il mio 3-5-2 ideale sarebbe il seguente. Perin in porta, perché Szczęsny la vedo un po' duretta, non lo so. Perin in porta, che per me è un gran portiere sin da quando era al Pescara, da quando prese 6 gol dalla Juve, tutti dallo stesso angolo, ricordate? 6 gol tutti nell'angolo alla sua destra, a Pescara. Perin
quel Pescara Juve 1-6, io me lo ricordo molto bene. Perin in porta, Gatti, Bremer, Danilo o Alexandro, i tre centrali. Gli esterni, Cuadrado o Danilo, Kostic o Alexandro, esterni a tutta fascia. Perché ricordiamoci che Alexandro è ancora un esterno, eh? Ricordiamocelo. Intanto sta cazzo di luce qua, mannaggia. Vorrei che lo ricordassimo un po' tutti, che il signor Alexandro di mestiere dovrebbe fare l'esterno, giusto? Che è un centrale adattato. E comunque, o cosiddetto braccetto, termine orribile, o cosiddetto braccetto di sinistra, o esterno a tutta fascia, alternativa a Kostic. A centrocampo abbiamo le certezze: Rabiot, Fagioli, Locatelli. Locatelli. Questi sono i tre titolari di questa squadra. Avanti. Vlaovic e Chiesa. Vlaovic e Di Maria. È inutile. Di Maria di ieri sera è inutile. Quante partite? Allora, le partite in cui Di Maria è stato decisivo. Sassuolo. Spezia. Nantes. Quelle col Friburgo, non ricordo quale. Mettiamo siano 5-6 partite. 6 partite. Su quante? 29 di campionato. 5 di Europa League, sono 34. 6 dicembre, 40 partite. 6 partite su 40? Dobbiamo dipendere dai piedi di Di Maria 6 partite su 40. No, perché sapete cos'è? Perché mi sembra di rivivere gli anni di Cristiano Ronaldo. Palla a lui e segno della croce. Ieri si vedevano che cercavano solo lui. Magari Chiesa aveva fatto un bello scatto in avanti, o Rabiot o Kostić avevano fatto un bello scatto in avanti, o persino Cuadrado aveva fatto un bel inserimento. No, palla di Maria. Palla di Maria. Così non si va da nessuna parte. Così non si va da nessuna parte, ragazzi. Non possiamo dipendere da un solo giocatore, a maggior ragione quando questo giocatore ti è decisivo in 6 partite su 40. Non è la Juve quella. Non è la Juventus quella lì. Quello è il primo Napoli di Maradona, quello che arriva ottavo in campionato. Non è la Juve quella lì. Quello è il primo Napoli di Maradona. Ok? O l'ultima Juve di Platini, mettiamola così, così non offendo nessuno. Quella è l'ultima Juve di Platini. Decisivo in due reti in campionato, un fantasma tutto il resto della stagione. Vale la pena giocare così? Dico io, hai trovato lo schema, insisti su quello schema. Ora, bene o male, delle certezze ce le hai. Di Maria non deve giocare per decreto divino. Tanto ti butta il carro mista. Tanto sempre peste e corna diranno di te. Sempre peste e corna. Diranno che sei tu che li fai arretrare. Quando ieri questi non sapevano che cazzo fare. Lo schema l'hai varato tu. E hai sbagliato. Se anche te cominci a dare retta alla stampa, uomo contro uomo, ai cosiddetti esperti, uomo contro uomo, prendiamoli alti, tutti. Quella si chiama marcatura a uomo a tutto campo. Sai che differenza c'è fra la marcatura a uomo dei tempi di Berzot? Che ora anche gli attaccanti marcano i difensori centrali. Non è una novità. Lo faceva il Milan di Sacchi e prima ancora lo faceva la grande Olanda. Lo faceva la grande Olanda. Non è una novità, non hanno inventato un cazzo questi di ora. Non hanno inventato un cazzo. La marcatura degli attaccanti sui difensori la utilizzava Berzotti in Italia-Brasile. Italia-Brasile 82. Battiamo il Brasile così, non hanno inventato un cazzo. E Berzotti era uno che veniva massacrato come peggio di Allegri. Come peggio di Allegri veniva massacrato Berzotti. Non dare retta a questi soloni che non hanno inventato nulla, nulla hanno inventato. L'Italia, il Brasile, ha battuto così il Brasile.
Ma quel Brasile lo batti una volta su 10. Lo batti una volta su 10. Lo stesso Berzotto ha provato a replicare lo schema nell'86 contro la Francia di Platini. Come finì quella partita? 0-2 e a casa. 0-2 che poteva essere tranquillamente uno 0-4 e a casa. Quindi lascia fottere lo schema. Lascia fottere le mode tattiche. Hai trovato una quadra? Per me non esiste uno schema vincente nel calcio. Vincono gli uomini. Se vincesse lo schema, Zeman avrebbe vinto 10 Coppe dei Campioni. Se bastasse lo schema, Zeman avrebbe vinto 10 Coppe dei Campioni. Che io l'ho visto giocare il Foggia di Zeman. Io il Foggia di Zeman l'ho visto giocare dal vivo a Bari nel 92. Ragazzi, era spettacolare. Era spettacolare. Però, raga, io ho visto signori a Foggia, era un'ira di Dio, e affrontava un Bari in salute, era un'ira di Dio, signori, Shalimov, Baiano, io me li segnavo Baiano, Shalimov e Kolivanov. Per il Bari non ricordo chi segnò, mi sa su rigore, mi sa o Plat o... O Boban, perché c'era Boban nel Bari quell'anno lì? Comunque, raga, non ricordo. Mi sa che il Bari segnò su rigore. Ricordo anche la punizione di Signori che colpì in faccia Calcaterra, che fu costretta a uscire perché, beh, era completamente intordito. Tac, 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 10 minuti, 2 gol. Ma devi avere gli interpreti giusti. Devi avere gli interpreti giusti per fare quel calcio spettacolo. Il Foggia degli anni successivi, il primo lottò per la salvezza, era ugualmente spettacolare, ma lottò per salvarsi. Il secondo, a parte qualche partita, sfiorò la Coppa UEFA, ma fu il Foggia meno spettacolare dei tre, quello di Zeman. Quindi devi avere gli uomini per fare un determinato gioco, uomo contro uomo. Ragazzi, non è così. Se tu avessi giocato così con il Barcellona di Messi, non l'avresti mai battuto, non l'avresti mai battuto, perché nell'uno contro uno sono più forti loro. Ora, non dico che non sia una tattica valida, con i giocatori adatti può essere una tattica vincente, ma tu non hai quei giocatori. Hai trovato la quadra col 3-5-2 e con le linee strette. Continua su quella falsa riga. È la formazione che ora devi cambiare. Devi avere le palle di tenere fuori Di Maria. Questo Di Maria, signori, è inutile. È inutile, si dice tanto che Vlahovic è isolato. Ora hai Chiesa che si sta riprendendo, che comunque sbaglia su tutto il fronte dell'attacco. Perché a te serve uno che sbaglia su tutto il fronte dell'attacco. Solo così inneschi Vlahovic. E in più hai le due soluzioni ai lati. Danilo o Cuadrado sono giocatori che salgono e che mettono la palla al centro. Dall'altra parte, Kostic o Alexandro ti fanno lo stesso gioco. E in più hai delle certezze dietro, che possono essere Gatti, Danilo, Bremer, oppure Gatti, Bremer, Alexandro, nel caso Danilo, di Danilo schierato a tutta fascia, che ti fa meglio la fase difensiva di Cuadrado. Le soluzioni ora ce le hai. È inutile che ti vai a imputtanare con questo 3-4-3 che non esisteva. Non c'era questo 3-4-3. Io ho visto solo tanta confusione. Ho visto Di Maria che andava dove cazzo gli pareva. Di Maria che provava, che giocava praticamente da solo. Ho visto Chiesa che era costretto a farsi il culo da un lato e dall'altro. E ho visto Kostic impedito dalla posizione di Chiesa. E Cuadrado che per me ha fatto una buona partita. Gli ho dato 6. Per me ha fatto una buona partita Cuadrado. E soprattutto ho visto un centrocampo monco. Ho visto una manovra sempre con un tocco in più, dove potevi andare benissimo in ripartenza. Ho visto un eccessivo ricorso alla costruzione dal basso, cosa per me negativa, perché tu devi trovare il giocatore libero. Lasciamo stare le puttanate che dicono alla Bobo TV, che no, devi darla a quello marcato perché lui cresce la personalità. Io intanto per lui cresce di personalità, io perdo le partite. Sai che cazzo me ne frega? Scusate l'accento. Sì, d'accordo, ma se io non ho i piedi,
per gestire la palla marcato? Non lo so, ditemelo voi. Ragazzi, iscrivetevi al canale che mi chiamano.